canzone è un'avventura nata nel 2012 dall'esigenza, dalla necessità e anche dalla voglia di riqualificare, di creare un nuovo spazio dove si potesse fruire liberamente della musica. Proprio di quell'anno è la creazione e l'apertura al pubblico dell'isola ecologica di Palma Campania, e proprio nel 2012 c'è stato il primo evento con la reunion del gruppo hip hop La Famiglia, e l'anno dopo anno è diventato un appuntamento fisso di Cosuoni nel calendario concertistico regionale, ma soprattutto per la cittadina di Palma Campania e per la regione Campania, dove per l'appunto significhiamo recupero degli spazi sociali, buona musica alternativa e soprattutto ecologia. Quali sono i progetti che hanno sposato la sesta edizione? Per quanto riguarda i progetti invece che hanno sposato la sesta edizione del festival, abbiamo delle partnership molto importanti, soprattutto perché trascendono in meno rapporto commerciale fra chi crea un prodotto e chi giustamente ha voglia di investire in questo prodotto, e stiamo cercando per l'appunto di renderle quanto più ecocompatibili le nostre collaborazioni. Una fra tutte, per esempio, Travel Marun, leader dei trasporti campani via mare, che fa della politica eco un momento molto importante, un argomento molto importante all'interno della sua agenda di impegni. C'è anche Aquatec, per esempio, che è una ditta che si occupa della creazione e della fruizione di case dell'acqua, e soprattutto Aquatec diventa molto importante nella giornata del festival, nella giornata di Ecosuoni, perché ci ha dato la possibilità di distribuire gratuitamente l'acqua a tutti i fruitori del concerto, abbattendo ciò che sono gli smaltimenti dei rifiuti di plastica che si creano dopo un evento di questa portata. Abbiamo anche la partnership radiofonica di Radio.0, emittente di spicco all'interno del panorama campano, che ha voluto sposare il progetto Ecosuoni, soprattutto perché è attratta dalla produzione musicale che noi anno dopo anno abbiamo portato avanti, e soprattutto dal target di persone che, come al solito, si rivela un target sia giovane sia magari un po' più adulto, ma tutti sono, diciamo, accomunati dalla passione per l'ecologia, per la musica, e soprattutto dall'intelligenza di saper fruire di un evento del genere. L'attività di Ecosuoni culmina in un certo senso con il festival, perché quest'anno è stato istituito un ingresso con tesseramento. Sì, diciamo che Ecosuoni Festival è il culmine, quindi è la sommativa di tutto ciò che è un anno di progetti, un anno di lavori e anche un anno di concerti, perché ci sono tanti eventi che animano sia la cittadina di Palma Campania sia le cittadine limitrofe, come quest'anno è accaduto a Sarno in occasione della presentazione al pubblico dell'isola ecologica di Sarno, e quindi abbiamo deciso di fare questa sorta di regalo ai nostri utenti facendo il tesseramento, che però diventa a sua volta ingresso libero per tutti gli altri eventi di Ecosuoni, quindi per cercare di creare proprio una base che sapesse rispecchiare in pieno ciò che sono i valori che vogliamo portare avanti.